vita. Bugia, menzogna, inganno. La bellezza, ma anche la complessità, i dubbi, le storie che sono meno ovvie di quello che sembra. La noia e soprattutto la burocrazia. Odio la burocrazia, non la sopporto. Domanda difficile, ce ne sono tanti che hanno mollato una vita semplice, facile, già scritta per seguire le loro passioni. Te ne cito uno che ho intervistato anni fa, che era completamente diverso dal mio mondo, che era Bertrand Boitessier, un velista che ha scelto di vivere di vela e di passare gli anni della sua vita navigando sugli oceani. Il vento mi piace moltissimo. Il vento che muove l'erba, il vento che muove gli alberi, dà una sensazione di piena immersione nella natura. Scappamenti, rombi, clacson. L'archeologo. La risposta sincera è l'avvocato, ed è una risposta difficile, per certi versi dolorosa, perché mio padre faceva l'avvocato e quindi questa cosa ha provocato dei conflitti, ma per me è stato molto chiaro dall'inizio. Una pianta non potrei, è troppo statica. Un orso. L'orso è molto simile all'uomo ed è, per certi versi, è estremamente intelligente. La fretta, il sentirmi sempre occupato, a volte arrivare alle conclusioni prima che sia giusto arrivarci. Vale sia per il lavoro sia per gli aspetti personali. Ma credo una certa tenacia. Suonare meglio uno strumento. Sono almeno due, sono Contiki di Thor Heyerdahl e Sette anni in Tibet di Heinrich Harrer, cioè il top del top dei libri di viaggio e di esplorazione e di avventura. Walter Bonatti, che ho conosciuto.